Ciao a tutti, boys and girls, bentornati sul canale. Nuovo vlog. E come sempre iniziamo dalla colazione. Questa è la mia colazione. Cappuccino solubile, poi fetta di pane con pan di stelle, qualche frutta di stagione. Ed ecco qua la mia colazione. Super buona, a me fa impazzire questa crema di pan di stelle e per me è più buona della Nutella. Se vi piace anche a voi la mia colazione, lasciate un like. Peccato che non si vede il panorama, perché io mi ero messa là apposta per far vedere il mare, le montagne, insomma tutta la costa, e purtroppo non si vede, peccato. Ora ci prepariamo per la giornata. Mi raccomando, puliamo sempre i denti, è importante. Pulite sempre i denti anche se state in casa, l'igiene orale è molto importante. È sempre bello avere un alito fresco. Anche il viso, molto molto importante questo, per non far venire le puntine, per avere sempre una pelle morbida. Qua ho messo un gel. E poi sto passando una spugnetta in silicone che ho comprato da Tiger, 1 euro, un ottimo acquisto. Ogni tanto Tiger vende delle cose utili. E dopo mettiamo crema e contorno occhi. Io metto solo il contorno occhi. Questo qua lo conoscete, è quello della Milk che ho comprato da Sephora, si chiama Cooling Water. Infatti è molto fresco quando lo applico e non è stato in frigo, non lo metto nel frigo. Lo metto anche nella palpebra così me le sgonfia, perché ho la palpebra cadente e la odio. E per finire un tonico spray. E andiamo all'outfit da mare. In questo caso, visto che vado in piscina, outfit per la piscina. Qua i capelli che non so mai come farli perché non mi piacciono, sciolti non mi piacciono, quindi faccio sempre o una coda o delle trecce. Alcune volte delle trecce che partono dal capo, da sopra. Da poco ho imparato a fare le trecce da sola. All'inizio non era facile, però ogni volta che le faccio le braccia si stancano sempre. Le divido così non si mischiano, però poi mi sono accorta che non l'avevo fatta bene la riga dietro. Uso sempre il pettinino, quello sottile, per dividere i capelli, così è più facile fare la treccia. Pettino sempre i capelli perché si formano sempre i nodi, ho i capelli sottili. E ora andiamo alla treccia.
Ed eccole qua le mie trecce, like se vi piacciono. Peccato che con questa luce non si vede bene. Ed ecco qui che indosso per completare il mio look, il mio accessorio preferito, gli occhiali da sole. Io amo gli occhiali da sole. Ed ecco qua l'outfit indossato. Poi ve lo farò vedere più in là perché non si vedono le scarpe. Ed ecco qui, sono pronta per andare. Ed ecco qui Tommino, siamo arrivati. Qua gli faccio tante coccole, che a lui gli piace tantissimo. Ed ecco il mio outfit, si è visto un po' troppo poco. Poi l'ho cambiate le scarpe. Questo è quello che abbiamo mangiato perché abbiamo fatto barbecue. Io ho portato la salsiccia, melanzane e pomodoro per fare l'insalata di pomodoro e patatine. Qua abbiamo iniziato ad arrostire, io ho fatto il video, non so fare il barbecue, non so cucinare col barbecue, comunque tutto buono, era tutto buono, gnammi gnammi. Il bagno alla fine in piscina non l'ho fatto più perché il vento era troppo troppo freddo, era troppo forte. Questa è solo una parte di quello che ho mangiato. Guarda che Tommino, stiamo facendo la passeggiata. Speriamo che non c'è nessuno perché ho lasciato la mascherina dentro. Ed eccoci qua, nella solita postazione ogni volta che faccio le passeggiate con Tommy, finalmente all'ombra. A quest'ora è brutto camminare, noi di solito usciamo alle 6, 6 e mezza, perché c'è più fresco e incontriamo amici di Tommino, altri cagnolini. Ovviamente lui all'ombra perché qua l'ombra è piccolina e io al sole. Niente, questo è tutto il video. Io ringrazio per essere arrivati alla fine fine fine. Spero di avervi tenuto compagnia. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, iscriviti se non sei iscritto e seguimi anche sui social. I link sono nell'info box. Ho trovato i nomi alla fine del video. E niente, questo è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Forget the day we met. Your eyes so blue, mirror piercing through.